2200, altro record per Allegri. 2145, i numeri del derby. Il possesso palla nel derby di oggi è stato in perfetta parità 50 a testa. La Juve ha invece preso 7 calci d'angolo. Il Torino 3. Le occasioni da gol sono 15 a 8 per i bianconeri, mentre i chilometri percorsi sono 87 a 84 per la squadra di Allegri. 17-10 il conteggio dei tiri favore della Juve, con un eloquente 6-1 favore della vecchia signora. Per quanto riguarda le conclusioni in porta, 2130 il record di Allegri. Però, ha guidato la Juve in soli 17 derby, mentre il Trap ne ha disputati 31 sulla panchina bianconera. La Juve è rimasta imbattuta nelle ultime 17 partite contro il Torino in Serie A, mantenendo la porta inviolata in 3 degli ultimi 5 derby. 2115 tifo. Kin e Ildiz Allegri, il tifo allo stadium? Ci voleva. Quando ti abitui a vincere per 9 anni. Dopo 3 anni che la squadra non vince. Tornare ad avere questo clima all'interno dello stadio è molto importante perché aiuta i ragazzi. È giovane, ma è un giocatore intelligente che sa cosa fare quando riceve palla. È cresciuto molto, e ancora deve crescere. Stasera era un po' arrabbiato perché non ha segnato un gol, ma ha fatto una buona prestazione. 2110 fatti coraggio su Sky. Allegri ha parlato anche a Sky nel primo tempo. Abbiamo preparato la partita in modo aggressivo, ma il Torino era bravo e non riuscivamo mai a prenderlo. Poi ci siamo impostati in modo ordinato con il 442 e da lì abbiamo faticato meno. Siamo stati più aggressivi e dal 25 la partita è stata in crescendo. Poi Milik ha dato più fluidità al gioco. Ma Miretti si è reso disponibile e il primo tempo doveva essere fatto così. In difesa la squadra sta trovando un buon equilibrio. Hanno fatto bene i difensori dentro l'area. Cosa che a Bergamo non è accaduta perché avevamo concesso alcune situazioni. È una soddisfazione, ma il cammino è ancora lungo. Tornare normalità alla Juventus significa vincere le partite. Voltare pagina e siate contenti. Ma pensiamo prossima. Ora abbiamo la sosta, poi una bella partita contro il Milan e dobbiamo prepararci al meglio al rientro di tutti. Tanti giocatori italiani sono stati convocati. Un giorno arriveranno anche Miretti e Fagioli. 2100 la coppia Milik-Kin, il tandem offensivo Milik-Kin ha funzionato meglio? Milik ha portato fisicità e tecnica. Nel primo tempo avevo bisogno di Miretti in una partita molto fisica. Avevo bisogno della sua tecnica. Quando ho messo Milik avevo bisogno di più fisicità. Con Kin che ha fatto una buona partita. Dopo la gara contro il Sassuolo 3 e le partite senza subire gol della Juventus contro il Sassuolo. Ci sono stati errori individuali. Quelle le serate che succedono. L'importante è aver avuto una bella reazione. Sono cose che succedono e bisogna ritornare alla normalità che alla Juventus conta vincere le partite. Stasera dobbiamo ringraziare i tifosi che sono stati straordinari. Avere questo clima all'interno dello stadio tutto l'anno sarebbe straordinario. Juventus Torino 20. Tu.